Gli ambulanti del mercato di Varolese del sabato sono in protesta. Nel pomeriggio di sabato 24 dicembre, vigilia di Natale, si sono riuniti in via Ivrea in una manifestazione organizzata dal sindacato GOI e FENAPI per chiedere a gran voce di far tornare il mercato in centro città, come hanno spiegato Paolo Rivoli e Giancarlo Nardozzi. Prego. Io sono il delegato sindacale del GOI e FENAPI. Abbiamo organizzato questa manifestazione per sensibilizzare l'amministrazione pubblica affinché ci riporti nei nostri posti di lavoro. Storicamente via Ivrea e Corso Torino, Corso Indipendenza. Il mercato è stato spostato per le regioni Covid che tutti ben conosciamo. L'amministrazione ci aveva rassicurato che saremmo ritornati nei nostri posti appena finita l'emergenza. L'emergenza è finita e la situazione continua a essere così. Abbiamo un calo delle vendite, abbiamo di tutto di più, la locazione dove siamo adesso è inadeguata perché non è un'area mercatale e tutti i giorni dobbiamo combattere con le avversità atmosferiche, i clienti purtroppo ci hanno abbandonato, non abbiamo servizi igienici, abbiamo dei bagni chimici, rendetevi conto all'alba del 2023 dobbiamo andare in bagno nei bagni chimici, il primo bar rimane a centinaia di metri e quindi noi stiamo gridando forte la nostra sofferenza. E cerchiamo almeno con questa iniziativa di sensibilizzare l'amministrazione e soprattutto la popolazione. Capiamo che oggi possiamo dare qualche problematica ai negozianti, sono 2 ore, è vero, però noi siamo veramente in una situazione difficilissima. Quindi oltre a questo noi abbiamo iniziato a contattare un legale che ha già mandato una mail, una PEC al comune dicendo appunto che la situazione emergenziale è finita e devono riportarci nei nostri posti. Questo è quanto. Insieme a noi c'è il nostro presidente che ci sta dando una grossa mano, il nostro presidente come ripeto del GOI e FENAPI, che è l'unico sindacato veramente che ci appoggia, il sindacato degli operatori commerciali su aree pubbliche. E cedo a lui la parola che vi dirà 2 cose e speriamo di farcela veramente, perché è un bene per noi ma per tutto il canavese, perché il mercato di Rivarolo è un mercato storico e la storia non si deve toccare, la storia bisogna rispettare. Quindi passo la parola a Giancarlo Nardozzi, grazie. Buonasera, ma io penso non ci sia tanto altro da aggiungere. Qua ci ritroviamo sempre di fronte a amministrazioni che tendono tendenzialmente a cancellare i mercati, ma Rivarolo, Asti, San Marco in Lamis, tutto, tanti hanno approfittato delle ordinanze anti-Covid per poter spostare dove volevano prima, perché comunque sono voci che giravano già precedentemente queste, per cui non è una novità. Ci hanno dato, sono 2 anni che stiamo concertando, tra virgolette, ma è stata una concertazione, tra virgolette, a senso unico, cioè non c'è stato un aiuto a trovare una soluzione o comunque a cercare di, non so, per dire, levo il furgone e lascio il banco così l'ambulanza ci passa, no, o così o così. Adesso l'altro giorno ci dicono, noi abbiamo incaricato un architetto per poter trovare una soluzione, un altro studio per poter trovare una soluzione. Questo perché? Perché c'era lo stato di agitazione, dice diamogli un po' di camomilla, ci restiamo tranquilli, però attenzione, non c'è stato un blocco delle graduatorie, loro stanno andando avanti a stirare le graduatorie, cioè ma da qui a quando siamo partiti con questa storia, arrivare a oggi loro non si sono mai fermati, hanno detto sì, va bene, vi diamo una mano, bla bla bla, però intanto il mercato ormai, oltre il danno che c'è stato, è spostato e non c'è nessuna apertura al fatto di ritornare qua. Oggi se il sindaco voleva trovare un'apertura, sindaco e assessore dovevano essere qua, invece non si fanno trovare, molto probabilmente pensiamo adesso faremo un po' un incontro, torneremo tutti i sabati e fino ad oltranza, finché non si arriva a un punto così non va più. Dopo circa un'ora è arrivato in comune il sindaco Alberto Rostagno, che ha accettato di incontrare in municipio insieme all'assessore Helen Ghirmu i 2 delegati. Rivoli e Nardozzi hanno poi raccontato ai nostri microfoni l'esito dell'incontro. Abbiamo avuto adesso un incontro con il sindaco e l'assessore Ghirmu, che ci hanno garantito che nei primi 10 giorni dell'anno, al massimo i primi 15 giorni dell'anno, avranno una risposta da parte del tecnico, il nuovo tecnico incaricato, affinché rediga un piano nuovo per vedere i tempi di scompero da parte di noi commercianti delle nostre bancarelle.
hanno bloccato la graduatoria e quindi l'eventuale nuovo spostamento, e quindi noi attendiamo prima di muoverci per fare nuove iniziative questa risposta da parte dell'amministrazione, e manteniamo comunque per il momento lo stato di agitazione finché nulla cambia per noi. Comunque niente, adesso vediamo come va a finire la risposta che ci daranno, e poi trarremo le conclusioni. Noi per il momento non facciamo altre manifestazioni, però lo stato di agitazione permane, questo è quanto. È un comune che semplicemente si è comportato come qualche altro comune che voleva far sparire il mercato dal centro, approfittando dell'ordinanza, approfittando anti-Covid, dove si poteva evitare. Adesso con questa protesta gli abbiamo fatto capire che comunque noi non ci fermiamo, loro promettono, loro dicono che sono dalla nostra parte, adesso è arrivato il momento di dimostrarlo. Se è vero che bloccano le graduatorie e ci si presenta con un piano di evacuazione, perché noi vogliamo rispettare le regole, l'importante è comunque l'obiettivo finale sia il mercato di nuovo qua, altrimenti noi continuiamo a protestare fino alla fine, perché tanto non abbiamo più nulla da perdere. Mercati un angolo a incassare zero, tanto vale che continuiamo a protestare, questo sicuramente.